1300 imprese, 2400 ettari, 22,8% in più di fatturato, 33 milioni di euro. Questi sono i numeri del Veneto, che è tra le prime 10 regioni italiane per il florovivaismo. Questa è la puntata di agricoltura di questa settimana. Siamo a Padova, siamo al ghetto di Padova, dove c'è la 25esima edizione di Ghetto in Fiore, proprio l'esposizione florovivaistica organizzata ogni anno in primavera e in autunno dalla CIA. Siamo qui perché vogliamo fare un po' il punto della situazione di questo settore che sembra crescere molto bene e sembra crescere anche con tanti giovani. Allora cominciamo con Maurizio Antonini, direttore di CIA Veneto. Direttore, insomma, gonfie vele. Oggi questo è un importante appuntamento per CIA perché vuole sempre più l'alleanza che ci deve essere oggi tra la città e la campagna. Valorizziamo i nostri prodotti, oggi valorizziamo i prodotti del florovivaismo, elemento importantissimo per Padova, tra l'altro il distretto di Saonara è uno dei primi distretti a livello nazionale per la produzione del florovivaismo, e quindi nel momento in cui valorizziamo questo valorizziamo anche i negozi che sono qui presenti nel ghetto. Qui siamo nel cuore di Padova. Padova come provincia è il cuore del florovivaismo veneto e Saonara è il cuore della provincia di Padova. Numeri importanti per un settore che guarda sia al vivaio, nel senso proprio di piante, guarda anche al fiore. Però sul vivaio voi avete delle richieste importanti da fare alla politica e non solo. Cambiamenti climatici, aumento di costi di produzione e pratiche sleali sono i tre aspetti importanti che rivestono sul settore del florovivaismo. Riguardi sull'ultimo aspetto, noi chiediamo con determinazione che le regole che siano rispettate a livello europeo. Oggi questo non succede. Oggi succede invece che in Italia abbiamo regole molto stringenti ed è giusto che ci siano. I passaporti delle piante valorizzano la salubrità delle piante per quanto riguarda i problemi fitosanitari, ma a livello europeo questo non succede. Quindi noi chiediamo che ci sia una norma europea che determina appunto questo. Grazie direttore, ci vedremo alla fine di questa puntata. Adesso i titoli. Cresce il settore dei vivai per fiori e piante in Veneto, più 10,3% rispetto allo scorso anno, e con 36 milioni e 400 mila euro è la regione che ha registrato in Italia uno degli incrementi relativi più consistenti nelle esportazioni di piante vive. Da Padova la voce dei protagonisti alla consueta rassegna autunnale organizzata dalla CIA nel cuore della città. La vendemmia solidale del Raboso Piave compie 20 anni. Da un'idea di Giorgio Cecchetto, che ha voluto recuperare le vigne storiche estirpate per far posto al Prosecco, la volontà dei figli di continuare la festa dell'inclusione con i ragazzi dell'associazione Persone Down. Il commissario straordinario di governo contro la peste suina chiama l'esercito. Con esigua polizia provinciale e poche guardie venatorie, i soldati serviranno per supportare le strategie di contenimento ed eradicazione dei cinghiali in tutto il territorio italiano. Si parte dal 1 novembre. Il caldo torrido di questa estate ha rallentato la maturazione dei crisantemi, fiori ancora chiusi per il 2 novembre ma qualità e bellezza garantita anche se in ritardo di almeno una settimana. I consigli per gli acquisti dal nostro Adriano Favaretto. È una delle specie superstiti del mondo dei dinosauri, è il basilisco, diventato negli ultimi anni anche animale da compagnia. La capacità di camminare sulla superficie dell'acqua, per la quale è soprannominato la lucertola di Cristo, ce la spiega il dottor Catarossi nella rubrica Zampettando. Troppa acqua ha gonfiato le olive abbassando la qualità dell'annata olearia. Nella vignetta dell'agrifoglio di Beppe Fantin, l'ironia per l'olio di quest'anno, proposto naturale o frizzante. E allora continuiamo in questo nostro viaggio attraverso la 25esima edizione di Ghetto in Fiore. Siamo con l'assessore Antonio Bressa. Assessore, un'iniziativa come questa è importante per il commercio, per l'agricoltura, ma anche per il turismo. Sì, è importante perché grazie a occasioni come queste, a manifestazioni come queste, rendiamo vivo, attrattivo il centro storico e quindi il turista, il visitatore, ma anche tante persone che vivono nella realtà, diciamo, provinciale o regionale, raggiungono Padova e trovano qualcosa di interessante. Noi stiamo registrando un trend di crescita continuo, lo facciamo sia con un sistema che riesce a registrare a livello regionale, quindi con dati regionali su Padova, gli arrivi e le presenze, ma anche con dei dati che abbiamo rispetto a quanti cellulari si agganciano a quelli che sono i ripetitori, e quindi noi sappiamo quante persone effettivamente, tanto ormai ogni persona un cellulare in tasca ce l'ha, quante persone sono in città. Sì, ho i dati per esempio relativi ai primi 6 mesi del 2024 che hanno registrato un aumento delle persone che sono venute in città di circa il 10%. Complessivamente il numero
numero di persone, quindi con il proprio cellulare agganciato ai ripetitori, presenti in città nei primi 6 mesi sono 2 milioni e 200 mila circa le persone che hanno raggiunto Padova, di cui 477 mila si sono fermate a dormire. Siamo arrivati alla 25esima edizione di Ghetto in Fiore e ancora è sempre molto frequentato da tantissime persone. E un aspetto anche che racconta il nostro territorio, perché effettivamente Padova ha una sua vocazione florovivaistica importante. Saonara, la conosciamo tutti, tante altre produzioni, è il motivo per cui a Padova c'è Flormart, che è una delle fiere più importanti in questo ambito, ed è il motivo per cui noi siamo contenti che ci siano diverse organizzazioni tra la CIA, i commercianti e anche gli altri enti benefici che normalmente vengono coinvolti, che continuano a investire su un'iniziativa a cui teniamo molto anche come amministrazione. Grazie Assessore, adesso le notizie. Dal 1 di novembre contro la peste suina scenderà in campo anche l'esercito. Lo ha annunciato il commissario straordinario di governo alla PSA Giovanni Filippini durante l'audizione alla Camera di martedì 22 ottobre. Ai militari, ha detto Filippini, daremo puntuali indicazioni sui territori dove abbiamo bisogno della sorveglianza e dove abbiamo bisogno di mettere le gabbie per la cattura dei cinghiali. Andranno avanti in maniera coordinata e gestita a livello centrale. In termini numerici, la legge prevede un contingente composto da un massimo di 187 unità delle forze armate per un periodo non superiore a 12 mesi, con uno stanziamento economico di 1,75 milioni di euro per il 2024 e 1,25 per il 2025, completamente a carico del commissario. La regione Friuli Venezia Giulia sta investendo nel miglioramento dell'efficienza irrigua con 4 milioni di euro stanziati per sostenere tecnologie avanzate come l'irrigazione a goccia, ma le richieste di finanziamento sono ancora limitate, arrivando a soli 300 mila euro. Il territorio friulano ha compiuto significativi progressi. Mentre nel 2006 il 56% dei terreni era irrigato con il sistema a scorrimento, oggi il 61% dei terreni utilizza tecnologie a pressione che riducono lo spreco idrico. E tocca Valentina Bassan, presidente di Il Padova Ghetto, l'associazione che insieme a CIA gestisce una serie di iniziative e anche questa 25esima edizione di Ghetto in Fiore. Intanto valorizzare il ghetto con i fiori è sempre bene. Assolutamente, noi siamo estremamente felici che CIA riconfermi ogni anno di far realizzare qui, ecco, la manifestazione, e siamo anche contenti da un punto di vista di commercio perché comunque porta un via vai diverso. Il ghetto è proprio viene attraversato in modo naturale da quei turisti che dal Duomo, dal Battistero vanno verso Prato della Valle e viceversa. E devo dire che negli ultimi 2 anni, soprattutto da quando Padova è diventata Urbspicta, rileviamo che c'è una forte presenza di stranieri qui a Padova, ma anche turismo di prossimità, non più solo Venezia e Verona, ma Padova è assolutamente una città che merita di essere visitata e le persone lo stanno capendo sempre di più. Chiaramente, se è possibile coniugare buono shopping, visita culturale e anche un buon bicchiere di vino accompagnato da piatti succulenti e prelibati, è proprio una formula super vincente, e qui in ghetto si può trovare tutto questo. Questi ragazzi ci hanno dato veramente tanto in tutti questi anni e noi dobbiamo restituire a loro qualcosa, e quel qualcosa sono queste giornate che viviamo con loro di grande gioia e di grande affetto. Sono passati 20 anni da quando Giorgio Cecchetto decise di abbinare il raboso alla solidarietà, perché una vite che rappresentava una terra, ma anche una società rurale basata più che sui schei, sull'aiutarsi l'un con l'altro, doveva diventare simbolo, ma anche appuntamento con l'inclusione e la condivisione. 20 anni di vendemmia solidale dunque, con i ragazzi trevigiani dell'Associazione Italiana Persone Down. Molti dei progetti che stiamo facendo, senza la generosità della famiglia Cecchetto, non ci potrebbero essere. Raboso, ma anche grano trebbiato d'estate e molto altro, diventano prodotti distribuiti dai ragazzi per autofinanziare le iniziative dell'associazione, nel più tipico spirito veneto del fare e non del farsi commiserare. Come per i contadini delle Grave, dove comunque si arava la poca terra sui tanti sassi, comunque si piantavano le viti che davano quel vino duro, aspro, ma forte dentro che è il raboso piave. Volontà e ostinazione, ma anche genio, perché solo menti geniali hanno tramandato nei secoli quelle cattedrali arboree che sono le belussere, dove la condivisione e l'inclusione si misurava proprio nelle vendemmie, dove la mano dei vicini, dal nipotino al nonno,
tra un canto e una ciacola, erano fondamentali per portare in cantina il frutto di un'annata di duro lavoro. E sta tutta qui, in fondo, la genialità dell'idea venuta a Giorgio Cecchetto 20 anni fa. Dimostrare che, nonostante la modernità, le industrie, il benessere a volte effimero e soprattutto gli schei, noi siamo sempre quelli là, quelli sotto le bellussere del Raboso. La seconda parte di Agricoltura si apre con queste immagini di piante. Perché? Perché siamo a Padova per Ghetto in Fiore, 25esima edizione, manifestazione organizzata in primavera e in autunno dalla CIA, che è legata al settore florovivaistico. Perché siamo qui? Proprio perché stiamo parlando di questo settore che sta crescendo a doppia cifra in Veneto. Padova è la provincia a maggiore crescita e Saonara è il cuore del florovivaismo nel Veneto. Ne parliamo con Matteo Visentin, che è responsabile Veneto per quanto riguarda la CIA per questo settore. Matteo, ma come commentare questi numeri a doppia cifra di un settore che sta crescendo e che quindi può invogliare anche qualche giovane ad investire? Sono numeri dovuti al fatto che la regione Veneto stessa e in generale tutto il settore del florovivaismo italiano si sta rilanciando con uno sforzo di orgoglio. Nel 2016 ha avuto un'ulteriore implementazione grazie a un regolamento che è il 2031, che obbliga, diciamo, tutti quanti quegli agricoltori specializzati a diventare ancora più specializzati al controllo di tutta quanta quella parte vegetale che viene commercializzata all'esterno tramite un vero e proprio passaporto. Ci sono i passaporti per le piante, ci sono anche i passaporti per le gemme, i bulbi, i rizomi e gli alberi finiti stessi. Questo perché? Perché dobbiamo controllare la grandissima quantità di patogeni che vengono dall'esterno e che le nostre piante non riescono a combattere. Vi faccio un esempio molto pratico: le piante da frutto, di cui noi siamo dei forti produttori, soprattutto nel settore di Saonara, li stiamo in qualche maniera passando a un maggiore vaglio con un passaporto speciale che si chiama passaporto ZP, che sta per zona protetta. In particolare il melo e il pero sono delle piante assolutamente virus esenti. Ma se io sono un consumatore che vuole andare a prendere una pianta, cosa deve vedere per essere sicuro di non prendere una pianta infetta? Deve sempre avere una fiducia da chi vende, che la persona da cui noi andremo ad acquistare piante o materiale vegetale in generale è stata in qualche maniera blindata. Grazie, adesso andremo a incontrare una di queste persone blindate subito dopo il nostro Adriano Favaretto. Con la prossima settimana siamo agli inizi di novembre e novembre, primi giorni, è dedicato al ricordo dei nostri defunti. Il fiore per antonomasia da noi è il crisantemo. La prima notizia è che i fiori, come vedete, soprattutto quelli grossi, a fiore grosso, sono in ritardo nella loro fioritura. Perché? Perché l'andamento climatico ha fatto sì, con la siccità eccetera, di spostare in avanti il troppo caldo, spostare in avanti la maturazione. Questo naturalmente non va a incidere sulla fioritura, fiore grosso o fiore piccolo, prendeteli lo stesso, perché fioriranno qualche giorno più tardi, diciamo. Come sempre, come si sceglie la pianta? Innanzitutto guardando l'apparato radicale, e qui ormai vedete le radici ci sono, quindi vuol dire anche la qualità della pianta. Poi la compattezza. Il fiore grosso lo vedete che è abbastanza rotondo, diciamo, c'è ancora qualche bocciolo che andrebbe tirato via per dar forza agli altri, ma comunque fioriranno un po' più tardi. Oppure trovate quelli a fiore piccolo, soprattutto guardate la rotondità e quanti fiori. Altra cosa da guardare, che le foglie siano belle e che non siano in sofferenza idrica, che manchi acqua in sostanza. Manutenzione per quando l'avete portato in cimitero. Non hanno gran bisogno di manutenzione, se non tirar via qualche fiore appassito, ma è importante dargli acqua, quindi un sottovaso, date una bella annaffiata di acqua, magari in 2-3 momenti in modo che venga assorbita per bene, lasciate un po' di acqua anche sul sottovaso e la pianta continua. Mi raccomando l'annaffiatura, non col bagnafiori e bagnate da sopra, perché tre quarti dell'acqua scivola via. Datela sempre dentro il vaso. Qualcuno si chiederà se sono recuperabili. Certo, quando hanno finito di fiorire o la loro funzione in cimitero, le portate a casa,
le mettete in un luogo riparato dove che non inciappe brose o giassi, in primavera le dividete, cioè le tirate via dal vaso, li tagliate in quattro e fate quattro vasi. Certo, non avranno questa fioritura, comunque fanno un bel effetto anche in pieno campo, insomma. E come sempre, fate un buon lavoro. E allora incontriamo uno dei floricoltori blindati, Enrico Parolo. Ma cosa significa essere blindati? Significa rispettare degli standard. Quindi io sono un agricoltore biologico, quindi coltivo le piante in maniera sostenibile, ecosostenibile, e vuol dire reperire semi che siano biologici, essere sottoposti a dei controlli durante l'anno che certificano questo tipo di percorso e soprattutto preparare, insomma, le piante in modo che possano rendere al meglio poi messe a dimora. Chi è che controlla? Un ente certificatore che praticamente viene proprio in vivaio e fa dei controlli sulle piante per controllare il tipo di terriccio, i concimi che utilizzo, eventuali prodotti fitofarmaci che posso utilizzare in coltivazione. E come la mettiamo con la pratica della concorrenza sleale, cioè di prodotti piuttosto che piante che arrivano dall'estero e non hanno la certificazione perché nessuno certifica chi le produce? Certo, diciamo che noi cerchiamo di far arrivare il cliente che arriva in vivaio, cerchiamo di far capire la nostra filosofia, quindi riusciamo a dare un prodotto sicuramente di qualità e il rapporto quotidiano del mercato ci porta a dire di essere sulla strada giusta. Quindi insomma la gente capisce che se compra, se non c'è certificazione, rischia di trovarsi delle malattie sulle piante. Riuscire a dare un prodotto che sia più sano possibile e più cresciuto in maniera naturale possibile dà sicuramente una resa migliore e non comporta un pericolo per le piante che uno ha già in giardino o sul balcone. E la certificazione è comunque un costo sia economico che di lavoro, di fatica, quindi bisogna diffidare di prezzi troppo bassi perché non coprono i costi che noi affrontiamo per dare qualità al prodotto. Grazie, adesso il nostro Lorenzo Gatto. Inizia la stagione invernale ed è la stagione tipica dei cavoli. Esistono un numero impressionante di cavoli, andiamo dai broccoli, dal cavolo vera e propria, dalla verza, andiamo al cavolfiore. Tutti questi sono raggruppati nella famiglia delle brassicacee. Se prendiamo 100 grammi di cavoli, noi vediamo che circa il 92-93% è acqua. 2,5 grammi sono di fibre e questo è importante per il nostro intestino. Il restante 5% è composto da calcio, da potassio, da vitamine del gruppo A, del gruppo B, vitamina C, vitamina K e folati. Perché sono importanti? Beh, il potassio e il calcio anche per il sistema cardiocircolatorio, l'acido folico molto importante per tantissime cose, in particolare per le donne in gravidanza. La vitamina K regola il nostro, come dire, coagulazione del sangue e la vitamina A e la vitamina C ben conosciamo. Poi è molto ricco anche in alfa e beta caroteni, in luteina e zeaxantina, cioè salute degli occhi e anche nel sistema immunitario. Ma in particolare i cavoli, diciamo le brassicacee, sono un concentrato di isotiocianati e dell'indolo 3-carbinolo che diminuiscono la possibilità di contrarre un tumore. L'importante è però come assumerli, perché devono essere poco cotti, devono essere, come dire, croccanti, perché la bollitura di 5 minuti fa diminuire del 50% il contenuto dei isotiocianati. Allora si mettono in acqua fredda, quando raggiunge la bollitura si spegne subito, lasciamoli lì 2-3 minuti e questa sarebbe, come dire, la forma ottimale di cottura per avere la massima quantità di principi attivi utili. Un'avvertenza: le persone che fanno uso di anticoagulanti, Coumadin tanto per fare un nome, che comunque hanno problemi tiroidei e che prendono gli ormoni tiroidei, non è che non dovrebbero consumarli, ma dovrebbero consumarli con un po' di moderazione. Termino con una curiosità per chi ha a disposizione un orto e coltiva i cavoli. È stato dimostrato che questi concentrano la massima quantità di principi attivi, in particolare gli isotiocianati, nel tardo pomeriggio. Ecco che allora conviene raccoglierli dalle 4 del pomeriggio in poi.
Ma florovivaismo è anche formazione e tra i banchetti incontriamo anche l'Istituto Agrario di Padova che appunto ha l'indirizzo legato al florovivaismo. Con noi Giacomo Corso che è uno dei professori. Sì, noi abbiamo due corsi nel nostro istituto di cui uno è proprio il florovivaismo e il numero delle iscrizioni è in aumento. Abbiamo sia persone che siamo già sul campo, nel senso che hanno già un vivaio o hanno già attività legate alla menzione, sia gente che ogni anno vengono a diciamo formarsi per andare a lavorare su aziende vivaistiche presenti sul territorio. Quindi abbiamo anche una richiesta diciamo da parte delle aziende che chiedono sempre più diciamo persone qualificate per poter svolgere queste mansioni. Ecco, florovivaismo è più ragazzo o più ragazza? Allora, prevalentemente il settore agrario è prevalentemente maschile, però nelle nostre classi abbiamo anche una discreta partecipazione da parte delle ragazze e delle nostre studentesse. Ma sentiamo anche la voce degli studenti che in questo caso sono quelli che offrono anche i fiori qui a Ghetto in Fiore. Allora, intanto perché hai scelto questa strada? Perché fin da piccolo comunque ero abituato a stare in mezzo ai fiori, in mezzo alla campagna e mi è sempre piaciuto farlo. Tu sei figlio d'arte, cioè i tuoi hanno florovivaismo? No, i miei no, però i miei zii sì. Giulia, perché hai scelto questa strada? Per la passione che ho sempre coltivato riguardante la natura e gli animali, mi ha spinto a fare questa scuola che è molto aperta e molto professionale. Sei figlia d'arte? No. Ho scelto il settore biologico e sostenibile anche per il terreno, per capire un po' la struttura del terreno, queste cose. Biologico e anche biodinamico? Sì. Come vedi il tuo futuro? Con le strade molto aperte, non ho ancora scelto proprio l'indirizzo giusto giusto. Senti Giulia, invece tu come vedi il tuo futuro? Per ora non ho ancora un'idea ben precisa. Penso un negozio di fiori, ma sono anche incerta su questo, perché mi piacciono anche tanto gli animali. E visto che parliamo anche di animali, tocca zampettando. Oggi volevamo parlare del basilisco o lucertola Gesù Cristo. È un sauro, quindi un lucertolone. È un rettile, sono animali che vengono dal Centro e Sud America, sono arboricoli, passano gran parte della loro vita sugli alberi, ma sempre alberi presenti in zone paludose. Viene chiamato lucertola Gesù Cristo perché sembra riuscire a camminare sull'acqua. È un fenomeno noto soprattutto in questo animale, nel basilisco plumiformes, per cui le zampette posteriori, per la disposizione delle loro scaglie, riescono ad intrappolare delle piccole microscopiche bolle d'aria che gli permettono, per sfuggire ai predatori, di fare svariati passi nell'acqua quasi camminando sulla superficie. Qualora poi dovesse immergersi, è perfettamente in grado anche di nuotare o di rimanere in apnea per periodi lunghissimi, anche di un'ora. Hanno un'altra prerogativa biologica quasi esclusiva nel mondo dei rettili. Riescono a riprodurre per partenogenesi, ovvero le femmine, anche in assenza del maschio, possono deporre uova fertili. Ne parliamo perché oltre ad essere presente e distribuito in Centro Sud America è diventato negli ultimi anni un animale da compagnia. La gestione nel terrario prevede un terrario sviluppato nel senso della verticalità con tanti rami per permettere di sviluppare il loro comportamento di arrampicata e una grande pozza d'acqua dove possono nuotare e andare ad idratarsi. L'umidità all'interno del terrario, venendo questo animale da zone tropicali, deve essere sempre molto alta e, come per tutti i rettili, va garantito un gradiente termico, un angolo della teca molto caldo a 33, 34, 35 gradi e un angolo a 20 gradi. Essendo animali a sangue freddo, devono poter loro decidere, a seconda della fase metabolica che stanno attraversando, riposo, digestione o quant'altro, esporsi a temperature più alte o più basse. Come ogni animale esotico, va visitato da parte di un medico veterinario specializzato ogni 6-12 mesi e è sempre bene poter mantenere traccia dell'acquisto, quindi anche solo lo scontrino o un documento di cessione per poter motivare
perché lo abbiamo in casa nel caso di una verifica. E in questa 25esima edizione di Ghetto in Fiore uno spazio c'è per la LILT, perché il direttore sanitario, il dottor Michele Cangemi, ha dato un dato importante. Se noi facciamo un corretto stile di vita, una corretta alimentazione, il 40% dei tumori sarebbero scomparsi. Sì, sarebbe veramente possibile evitarli. Non ho sottolineato un altro dato importante, che alla corretta alimentazione va unita anche una sana attività fisica. È strano che la gente non sappia queste cose, ma sono ormai scientificamente comprovate. Questo è il mese rosa, il mese della prevenzione al cancro al seno, e questo è sicuramente, purtroppo, il tumore più frequente nella donna e è anche tra i più frequenti in assoluto. Diciamo che fondamentalmente abbiamo riscontrato un aumento di questa patologia, ma che verosimilmente è dovuto a una maggior capacità diagnostica. È assolutamente un dato positivo questo aumento, nel senso che se viene colto precocemente abbiamo delle percentuali di guarigione che sono fantastiche, si parla del 90%. Diciamo che intorno ai 16-18 anni una ragazza dovrebbe essere già informata dell'opportunità di fare una volta ogni 6 mesi, mica per carità, o una volta alla settimana, un'autopalpazione eseguita in maniera corretta per accorgersi se qualcosa nel suo seno è cambiato. C'è da dire che la diagnosi fondamentalmente viene fatta di solito con mezzi strumentali. La mammografia è sicuramente, diciamo così, il metodo più conosciuto ma anche il più efficace per scoprire quello che purtroppo nel momento in cui si fa diagnosi è già presente da qualche anno. Grazie professore, e adesso le nostre previsioni. La pressione su di noi è in aumento e questo costituisce già un netto miglioramento rispetto alle piogge continue, diciamo persistenti e diffuse dei giorni scorsi. Anticiclone che blocca il grosso dei sistemi perturbati, però subisce ancora l'influsso di aria umida in cui si formano sistemi perturbati. Evidenzia sulla carta del tempo, vedete dei piccole perturbazioni che si scorrono verso est, ma interesseranno soprattutto la parte occidentale della nostra penisola. Lì ancora potremo avere delle piogge anche consistenti. Su di noi, ecco, dopo una variabilità di questa mattina, delle prime ore del mattino di sabato, avremo un miglioramento temporaneo tardo pomeriggio e poi di nuovo forse un temporaneo peggioramento, quindi con una nuvolosità non esclusa qualche brevissima precipitazione. Domenica mattina una nuvolosità ancora resistente, persistente, residua, e poi la tendenza addirittura dei rasserenamenti. La prossima settimana, ecco, c'è questa variabilità, un'alta pressione che non è così forte da proteggerci totalmente, però assicura una variabilità, quindi questo vuol dire della nuvolosità ma anche ampi spazi di sereno. Non escluso comunque qualche brevissima e localizzata precipitazione, piovasco più che altro. Però attenzione, perché in pianura ormai il terreno è intriso di acqua, quindi dà tanta umidità, poi l'alta pressione mantiene tutto verso il basso e quindi potrebbero formarsi le prime nebbie, banchi di nebbia che comunque per la circolazione potrebbero essere pericolosi, quindi bisogna fare attenzione. I venti sono deboli o qualche rinforzo dei quadranti orientali, le temperature sono al di sopra della norma, sia le massime che le minime, addirittura tra i 14 e i 16 gradi, che per questa stagione sono consistenti. Le massime 22-23 gradi per fine settimana e poi intorno ai 21 gradi, quindi ripeto, sono anche queste alte. L'alta triadica è previsto da poco mosso a localmente mosso. È tutto. E siamo giunti al termine di questo viaggio all'interno della 25esima edizione di Ghetto in Fiore. Siamo tornati col direttore di CIA Veneto, Maurizio Antonini. Abbiamo visto, insomma, una fotografia di questo florovivaismo padovano ma anche veneto. Il futuro di fiori e piante qui quale sarà e quale deve essere? Certezza. Noi oggi abbiamo necessità di avere certezza sull'attività che noi oggi facciamo e soprattutto per la redditività che noi oggi dobbiamo avere, per avere la possibilità che le nostre aziende rimangano nel territorio, perché l'azienda del territorio vuol
vuol dire ambiente, vuol dire paesaggio, vuol dire turismo, e questo è l'aspetto importante che noi, ci agricoltori italiani, cercheremo sempre più di mettere al centro delle nostre politiche. E noi abbiamo la certezza delle pratiche sleali. Noi oggi in Italia, non solo del florovivaismo col passaporto delle piante, ma anche per i nostri prodotti DOP, IGP, quindi prodotti di alta qualità, svolgiamo un ruolo importante. Abbiamo controlli corretti, sempre più importanti all'interno delle nostre aziende. Noi vorremmo che questi controlli siano uguali anche negli altri paesi europei, cosa che oggi non c'è. Poi uno sguardo anche alla vostra partnership con la Lilt, considerando che se si mangia bene ci si ammala meno. Con Lilt abbiamo fatto insieme anche un ricettario della salute, che va a valorizzare i prodotti agricoli, i prodotti del territorio, insieme anche con gli istituti alberghieri e quindi con i chef. Oggi la produzione è importante, per questo noi chiediamo ai nostri consumatori che ci sia sempre più la volontà di andare alla ricerca dei nostri prodotti, prodotti del territorio, prodotti veneti e magari anche prodotti padovani. Grazie direttore, si chiude qui questa puntata di Agricoltura. Essendo l'ultima puntata del mese, la parola passa al nostro Beppe Fantine, l'Agrifoglio, e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti, la vignetta di questo mese parla di maltempo, di acqua, di pioggia, perché come avrete sentito dal nostro generale Giannicelli, non c'è settimana che non piove. Avete anche visto le immagini dell'Emilia sott'acqua, allagata, e quindi acqua per tutti, compresa l'agricoltura e in particolare, vista la stagione, anche le olive. Annata di bassa qualità, perché durante la spremitura, oltre all'olio, esce anche tanta acqua. Per questo ho disegnato la vignetta che ho intitolato Maltempo. In questa vignetta ho pensato a due bottiglie di olio extravergine che si parlano, ma con le etichette modificate, in una scritta frizzante e nell'altra naturale, ricordando appunto l'acqua. E una delle due dice all'altra: queste olive hanno preso troppa acqua. E l'altra, guardando l'etichetta modificata, dice: ma va, cosa te lo fa pensare? Nonostante il maltempo e l'umidità, con questa vignetta spero di avervi fatto un po' sorridere e vi do appuntamento all'ultima settimana di novembre, sperando ci sia il sole o la neve. Ciao!